Abbiamo dimenticato che l'avvocato è il difensore del comune. Consigliere Marini, se noi contestiamo il difensore del comune, lui deve tutelare gli interessi del comune. In maniera molto chiara ci ha illustrato, cioè ha messo il dito nella piaga che già avevamo, sapevamo, conoscevamo, ma che non sapevamo trarne una conclusione per uscire da questa situazione. Intanto dobbiamo riconoscere che questo è il fallimento di una parte della politica bovese, di 5 o 6 commissari che si sono succeduti, perché non dimentichiamoci che la colpa non è sempre del consiglio comunale, del sindaco, ci sono pure i commissari che andrebbero anche loro sottoposti a visita fiscale per quello che combinano e per quello che fanno, perché qua noi giriamo intorno al problema ma non diamo il titolo preciso a questa vicenda: truffa organizzata ai danni di un bene pubblico. Allora non dobbiamo poi meravigliarci che succede a Roma, meravigliamoci di quello che succede a Boa Marina, e non è la prima, perché il sindaco ha ripreso il professore Panzera, però ho capito che lui stava facendo una cronistoria con le altre cattedrali, no? Il porto, altra truffa di 4 miliardi, non di una lira, 4 miliardi per lasciare un mostro. Noi abbiamo fatto una convenzione con l'AIME con uno spirito costruttivo e con l'unanimità della volontà del Consiglio Comunale e della popolazione di Boa Marina, che aveva accolto questa iniziativa che riutilizzava un'altra cattedrale nel deserto. Il vescovo di allora mi disse: voi siete come i ghiri, ogni tanto vi svegliate e vi ricordate che volete comprare il seminario. Allora ci disse: no, scusate eccellenza, stavolta lo compriamo. Monsignor Caruso, che era quello che doveva sottoscrivere l'atto di compravendita, non ci credeva, è andata in banca per verificare che ci fosse davvero la delibera e i soldi, perché ci teneva molto. Quella convenzione non è stata rispettata, e noi, quando ci siamo accorti, dico noi, io per primo, politica di Boa Marina, mi metto tra la politica, dovevamo prendere atto che non esisteva più nessuna volontà, nessuna condizione, e non avventurarci a fare un'altra opera, tra l'altro illegittima dal punto di vista architettonico, perché a noi la sovrintendenza, in dialetto si dice in difficile, persino nel colore, e poi ammette un corpo aggiunto, prima in cemento armato, poi in cemento precompresso, un mostro vero e proprio che dobbiamo abbattere. Quindi c'è stata una volontà di truffa. Allora, la magistratura ha individuato come suo compito, porterà a giudizio e poi si vedrà quello che succederà. La politica però deve anche domandarsi com'è che siamo arrivati a questa situazione, e questa risposta ce la dobbiamo dare. Siamo stati assenti, non abbiamo vigilato. Io, parlavate di 160 milioni che abbiamo dovuto pagare, aggiungere dopo, perché ho denunziato e interrotto il rapporto con una ditta che aveva vinto questi lavori per aver fatto una semplice falsificazione di una firma su un attestato di avanzamento dei lavori. Abbiamo rescisso il contratto, abbiamo rifatto il contratto, e c'era quella rescissione, ci è costata poi questi 160 milioni che le amministrazioni che si sono succedute, credendo nel progetto, io devo dare atto al sindaco Autoletano che
è stato quello che più ha creduto. E noi dobbiamo ricordare che in quella consegna delle chiavi, chiamiamola così, erano presenti personaggi di grande autorità della politica, tra cui mi ricordo che c'era il defunto onorevole Fortugno, l'assessore regionale l'onorevole Zavettieri e tante altre autorità, e c'era molto entusiasmo. E c'era anche il presidente del Calabro, era Calabro il presidente della provincia. Allora l'errore dal mio punto di vista che la politica, le amministrazioni che si sono succedute hanno fatto è stato quello di non imporre all'AISM e di lasciare l'alibi all'AISM, quale diceva noi non possiamo aprire questo ambulatorio perché non siamo inseriti nel piano sanitario regionale, cioè la regione non ci fa questa convenzione. Però il contratto che noi avevamo fatto con l'AISM non era quello di fare il centro sociale per il turismo, era quello di fare l'ambulatorio per curare gli ammalati portatori di sclerosi multipla, e in consiglio comunale abbiamo aggiunto e di altri handicap, patologie tipo ictus eccetera eccetera, di ambulare. Dal momento in cui l'AISM ha dimostrato che non aveva più questa volontà di curare i malati, questa è la verità, noi dovevamo rescindere quel contratto. Io lo dissi una volta che sono stato invitato qua, ho detto dobbiamo riprenderci quello che è nostro, non ci sarà più questa realizzazione, perché l'ha detto l'AISM in una riunione di consiglio comunale. Presente il direttore, come si chiama? Bandiera, rispose a una domanda del dottore Zerilli, il quale gli disse: ma scusate, perché voi dovete prendere anche una parte del vecchio immobile per fare questo centro di turismo sociale? E lui disse: perché a noi interessa economicamente avere 90, non mi ricordo quante, posti letto, perché altrimenti non è produttivo, non ci conviene. Quindi il discorso della sanità era passato in secondo ordine, e quindi abbiamo continuato a parlare non più dell'ambulatorio AISM, ma di questo corpo aggiunto che doveva ospitare questi turisti, fare il turismo sociale di pazienti che non c'erano. Perché se non c'era l'ambulatorio dove potevano venire a curarsi, non vedo perché dovevano venire i parenti a fare il turismo. C'era una contraddizione enorme. Detto questo, è inutile rifare la cronistoria. Giustamente chi ha sofferto quel periodo adesso si sente sconfitto. Io capisco il sindaco Gaetano che sia un po' offeso dal fatto che non ha potuto esporre, perché quello fa parte della nostra storia. Non la mettiamo così, adesso evitiamo. Però io capisco, ci ho sofferto pure io all'inizio, perché perché noi su questa cosa abbiamo impegnato il paese. Io ho vissuto a Milano quando sono andato per quella cosa, e tutti quelli di Bova Marina si sono entusiasmati, si sono presentati, erano orgogliosi, finalmente è dove sto paese, e via dicendo. Arrivare alle conclusioni a cui dobbiamo necessariamente arrivare, perché già al suo tempo uno dei commissari, mi sembra la commissaria Nicolò, mi sembra che te l'ha mandata pure a te la relazione che ha inviato alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, citava questo problema dell'utilizzo dell'AISM e prospettava il rischio che ci fossero i danni di cui parlava
adesso l'avvocato, che non erano solo i danni pregressi, ma questo non utilizzo di un immobile pubblico può configurarsi anche come danni futuribili, chiamiamole così. Ecco, allora noi adesso dobbiamo semplicemente trarne le conseguenze. L'AISM non si sarebbe realizzato già da 10 anni. Noi abbiamo voluto trascinare questa situazione per tutti questi anni perché non abbiamo voluto approfondire neanche. Noi non siamo qua per individuare colpe o non colpe, questo spetta alla magistratura. Noi stiamo facendo delle valutazioni politiche per tutelare gli interessi del comune, punto e basta. La domanda che il sindaco ha posto all'avvocato è specifica e responsabile, perché ci sono i presupposti per rescindere questa convenzione senza che il comune, come ha già fatto l'ASM, venga chiamato a responsabilità e a danni, perché l'ASM ha messo le mani avanti. Ha cercato di innalzare il TAR, i danni. Non è che ha fatto un ricorso avanti al TAR per così. Dice, io sono. La colpa non è mia, del comune e di tutti gli altri soggetti. Che non mi hanno fatto realizzare questo. L'avvocato ha messo in risalto una cosa che se l'avessi fatto io ai miei tempi mi davano l'ergastolo, cioè quello di mettere, di ritrarre 600.000 euro, quindi quello era, avrebbero vantato un debito, avvocato, cioè noi avevamo, vantiamo un debito, il comune ha un debito nei nostri confronti di 600.000 euro, approfittiamo da questa situazione, togliamo 600.000 euro dalla somma dell'appalto, una cosa assurda. Impensabile che io possa togliere da una somma d'appalto 600.000 euro, perché qualcuno gliel'ha consentito. Sì, ma senza che sapessimo qual è, che cosa sono questi 600.000 euro. È lo stesso che ognuno poteva dire quanto pure io, e quindi alla fine non facevamo neanche. Allora, io non voglio infierire su questa situazione. Io penso che noi, con molta serietà, prendendo ad esempio quello che è successo nel passato, non rifacciamo degli errori, può darsi che li faremo, mettiamoci la buona volontà di non farli, di ritrovare quella unanimità che abbiamo avuto nell'individuare allora questa associazione con l'US che si chiamava AISM per realizzare un fatto sociale rilevante, e di nuovo unirci per individuare un'altra finalità che possa dare respiro a Bova Marina e non lasciare in quelle condizioni, perché i soldi non è che ci saranno, questa è il chiaro di luna, milioni non se ne parla, neanche centinaia di migliaia di lire. Tenete conto poi che il comune è stato sciolto, il Consiglio Comunale è stato sciolto con una specifica motivazione: infiltrazione mafiosa. E nessuno di noi si è domandato come siamo arrivati. Non lo dovevo dire, io lo dico perché sono un libero cittadino e consigliere comunale. E andiamo alla conclusione. Si aspetta, arrivo alle conclusioni. Mi sembra che io, mi sembra di. Allora io cerco di svolgere il mio ruolo per il quale sono stato eletto, per il quale sono stato proposto dal sindaco quale collaboratore nella giunta, e ho il dovere di pormi questi quesiti, perché ha coinvolto quello che ancora non riusciamo a convincerci, ha coinvolto l'intero paese, l'intera cittadinanza che paga con le tasse al massimo livello, pagheremo fino al 2016, 31 dicembre,
e siamo commissariati fino al 2016, 31 dicembre, e siamo stati limitati nella nostra democrazia con una commissione straordinaria di 3 commissari, la prima volta nella 4, la prima volta nella storia di questo paese. Allora questo deve servirci da lezione, riflettere e queste cose dirle, anche se dispiaccio, non è che tutte le cose possono andare. Allora io ho sentito il dovere, quale iniziatore di questa idea dell'anno, mettiamola così, no? Ho sentito il dovere di fare questo sforzo, anche perché il sindaco mi ha invitato già prima, dice dite anche voi, parlate pure voi, perché parlate a voi di questo problema. E vi dirò con molta sincerità che ho sofferto a parlare di questo problema, perché per me in quella legislatura che avevamo raggiunto un momento sociale importante, quello era un programma eccezionale, avrebbe stravolto Bovary finanziariamente come immagine, e tutti abbiamo collaborato, maggioranza e minoranza. Adesso io mi scuso col presidente mio omonimo, il dottor Radà, chiedo scusa del mio veramente, però per l'età e per il ruolo mi posso concedere, mi posso concedere il lusso di trasgredire. Ognuno di noi ha qualcosa da dire e trasgredire. E ne vediamo una. No, non di lavorare tranquillo su una cosa. È stato pagatissimo il permesso della. Un applauso. Non sono comunque consentite, non sono prevista. No, una replica è consentita. Non voglio replicare a te Lillo, assolutamente. Voglio dire solamente che ho fatto un comizio a maggio, resto dall'avviso che non è solo l'ISM il responsabile che non si è fatto sto centro, ma bensì la politica bovese anche. Dal 1994 si sono succeduti 4-5 sindaci, 10 commissari e siamo arrivati al 2015 a parlare di queste cose. Resto dall'avviso anche che gli stessi servizi che faceva l'ASM a Bova Marina ci sono a 20 km e a 40 km. Vedi, grazie. Posso anche molto limitati nel no, però uno che tu che faccia sbaglia, con quanto tu voglio dire, posso anche non parlare però qualifico questa amministrazione come quella del dottore Squillaci che mi ha negato su questo stesso problema la parola. No, non ve l'abbiamo negato. Appunto. Quindi non fate paragoni no, nel bene o nel male, perché possiamo essere anche peggio dell'altra amministrazione. Hai ragione. No, peggio di Ghirda? Non lo so, ognuno è libero di valutare. Hai ragione, ho fatto un paragone osceno. Dunque, partiamo da un po' lontano, però sarò rapidissimo. 3 minuti ho chiesto. Perché voglio arrivare alla conclusione che mi preme trarre. Nel 1992 io ero assessore con la funzione di vice sindaco, sindaco e presente assessore comunale. Abbiamo avuto un finanziamento con la legge straordinaria
sull'intervento del mezzogiorno, la legge 86, la 64 dell'86, scusa, 3 miliardi 200 milioni di vecchie lire per fare un centro sociale polifunzionale. Il tecnico ha redatto il progetto, l'ingegnere Borrello, come ha ricordato l'ex sindaco Rodà, è stato appaltato il lavoro ad una ditta che si è rivelata poi una cattiva ditta per le cose che ha detto, e ha finito anche in carcere. Bene, nel 94 io ero uscito di scena, perché per fortuna, dice di Pova Marina, annuisce il consigliere Pazzera. Vedete che mi scalo i 3 minuti. Sì, va bene. Eviterò le divagazioni. E subentrata l'AISM per fare questo centro, è stata approvata una convenzione che prevede, all'articolo 4 se non vado errato, la realizzazione di una struttura sanitaria e anche di una struttura di turismo sociale, quindi le due cose erano complementari. L'AISM aveva 5 anni dalla consegna per realizzare questa, per aprire l'ambulatorio e mettere in funzione la struttura. Però poi si sono verificati degli incidenti di percorso, la ditta che aveva, la seconda ditta che aveva vinto l'appalto, i fratelli Sgro di Locri. Romano, chiedo scusa, Sgro era questo. Hanno abbandonato i lavori e è finita così. Quando si è insediata l'amministrazione a Oteletano, ha richiamato la ditta, ha completato, restaurato parzialmente il vecchio seminario e con una solenne cerimonia il 20 novembre del 2001 è stato consegnato, con un protocollo d'intesa sottoscritto dal sindaco, dal presidente della regione Calabria, rappresentato in quella sede dall'assessore Zavettieri, dal presidente della provincia, dal direttore dell'AFOR per la manutenzione del verde e dal direttore dell'ASL per la parte sanitaria. C'erano 5 anni di tempo dal 20 novembre concesse all'ASL per realizzare l'opera, ma l'ASL non ha fatto niente, non ha badato neanche alla manutenzione. C'è una mia lettera del 2005 che segnala infiltrazione d'acqua con una perizia fatta dall'architetto Nicoletta, è inviata, ma non c'è stato nessun intervento. Poi è venuta quella vicenda dei pitti, progetti integrati territoriali, che con un finanziamento si realizzava la struttura di turismo sociale che, una volta realizzata, avrebbe consentito di aprire l'ambulatorio secondo le dichiarazioni dei dirigenti dell'ASMI. Questi erano gli intenti. Sappiamo com'è andata, adesso veniamo al punto. Dal mio punto di vista, ma penso che questa è un'opinione condivisa da tutti, c'è stata una truffa, grosso modo, di 1.700.000 euro, perché quello scatolone in cemento, io che sono incompetente, non vale più di 400.000 euro, a voler essere generoso. La ditta ha avuto mandati di pagamento per 2.121.000 euro, costate di avanzamento fasulli, sottoscritte dal direttore dei lavori, il quale è stato indicato dall'AISMI perché
dell'accordo di programma quadro firmato dall'AISM, dalla comunità montana e dall'amministrazione comunale, c'è scritto che il direttore dei lavori viene indicato dai dirigenti dell'AISM, però la nomina effettiva è autorizzata la stazione appaltante a fare la nomina del direttore dei lavori. E direttore dei lavori sono stati nominati due ingegneri, l'ingegnere Domenico Panetta di Xilerno e l'ingegnere Maesano Francesco di Melito Porto Salvo, che era tecnico dell'ufficio comunale sindaco Iaria Giuseppe. Tutto un quadro preciso che va ricostruito. Sono indagati sei soggetti, i tre gruppi della comunità montana, l'architetto Sergi, il quale ha proposto la prima variante, struttura in cemento armato, struttura cemento vibro compresso. Io ancora ero sindaco, mi sono meravigliato di questa variante, perché nel giugno del 2007 avevano consegnato i lavori, immediatamente mi fanno una variante. Vado a trovare l'architetto Sergi a Melito. Dico: perché questa variante, sospendete i lavori? Dice: per guadagnare tempo e risparmiare denaro. Poi, dopo veniva la delibera, denaro hanno risparmiato 21 euro, tempo invece si è moltiplicato. A ottobre hanno ripreso i lavori, il 22 ottobre del 2007 mi pare, e hanno lavorato. Il mio mandato è scaduto il 15 aprile del 2008, è subentrata l'amministrazione Squillaci, che era entrata in carica con questo obiettivo fondamentale, prioritario, di realizzare il centro AISM. Per farla breve e concludere, all'interno dell'accordo di programma con la comunità montana c'è l'articolo 9 che nomina un collegio di vigilanza con l'obiettivo di seguire i lavori, di verificare lo svolgimento corretto dei lavori e di intervenire ove lo avesse ritenuto opportuno. Questo organo era su proposta dell'allora consigliere comunale Autelitano, la presidenza è stata assegnata al sindaco di Pomarino. Io prima di andarmene l'ho convocato una volta e abbiamo preso atto che c'era questa variante in corso d'opera nel marzo del 2008. Poi non è stato più convocato. Non so, sono state fatte delle contestazioni, però gli interlocutori sono stati muti. Per concludere, per me c'è una responsabilità politica della comunità montana che non ha, attraverso i suoi organi, controllato. I tecnici sono indagati e hanno le loro responsabilità, vedremo se saranno rinviate a giudizio, questo lo deciderà il magistrato. Però dei tecnici RUT che firmano dei mandati di pagamento senza verificare se i lavori sono stati effettuati o meno, mi pare che quantomeno si possano accusare di leggerezza. Chi ha guidato sul comitato di vigilanza e non l'ha convocato, non ha fatto valere il ruolo, ha delle responsabilità. La ditta che ha incassato 2.121.000 euro
ha delle responsabilità, perché erano pagati dei lavori non fatti. La distinzione che fa l'avvocato Callico, che è opportuna, giusta e legittima, dei lavori a colpo o a misura, non cambia la sostanza delle cose, perché la ditta doveva consegnare l'opera completa, chiavi in mano, a fine aprile 2009, perché c'erano state delle sospensioni dei lavori, quindi si erano dilatati i tempi. Ho finito, Presidente. E quindi la sostanza del mio discorso è questa, che l'AISMI ci ha danneggiati non solo in termini di immagine, ma economicamente, perché ci ha impedito di realizzare un'opera che avevamo progettato, il centro polifunzionale, centro sociale polifunzionale, portandoci su una strada diversa, quella del centro AISMI, che non ha realizzato, perché ci sono responsabilità precise. I 5 anni valgono dopo la consegna dell'opera avvenuta il 20 novembre del 2001. L'AISMI doveva aprire il centro, non l'ha fatto. Secondo me ci sono delle responsabilità. Quindi la conclusione mia è questa, che il Consiglio Comunale si deve determinare alla revoca della convenzione. E io quello schema che ha fornito l'avvocato, per me va tutto bene, solo la parte finale, anziché formulare l'indirizzo alla Giunta, delibera di revocare la convenzione e di dare mandato alla Giunta di promuovere tutte le iniziative necessarie per rivalersi e per chiedere i danni a chi di competenza. Grazie e scusate. Speriamo che la parola di dopo il centro rosso non si è fatto. Hanno 15 anni casi. Prima no, il dottore prima no. Sì, purtroppo se parlate di meno, il tempo me l'ha rubato l'ex sindaco Zavecchietti. Io mi permetto solo di dire una cosa. Fermo restando, io sono arrivato in ritardo, mi è sembrato di capire che l'ASM non è un'opportunità, è stato solo un problema e poi si deciderà cosa fare. Quello che è importante, caro sindaco, ne abbiamo già parlato, è cercare di capire da subito cosa possiamo fare, possibilmente a costo zero, per cercare di far girare in tutta Italia, perché l'ASM doveva far risuonare il nome di Puma Marina in tutta Italia. E credo, e io sono fortemente convinto, che qualcosa noi a Bova ancora possiamo fare. Io mi riferisco a quel progetto di cui abbiamo parlato tempo fa insieme al sindaco e al vice sindaco. E allora, io posso, sono... Di anche di cosa abbiamo parlato? Sì, 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 no, lo dico perché... Questo è un paese pericoloso. No, no, lo dico perché io sono 20 anni che... Sono 20 anni che mi occupo di marketing del farmaceutico, però indipendentemente dal prodotto che tu hai in mano, quando devi sviluppare una cosa esistono delle analisi che ti aiutano a capire qual è la procedura, qual è il procedimento che devi attuare. E allora si chiamano SWOT analisi, qualche volta avrò il piacere anche di presentarvi il progetto, no, per capire come si arriva però. E allora noi a Bova Marina, chi come me, diciamo, ha investito negli immobili, oggi si ritrova ad avere dei problemi. Appartamenti chiusi che generano dei costi importanti, molto importanti, pesanti per l'economia della famiglia e che non rendono nulla. Allora io, visto che secondo me noi avremmo bisogno di un battage pubblicitario molto forte, ma che esca fuori da Reggio Calabria e fuori dalla Calabria, io dicevo al sindaco, io sono disposto come Carlo Fiumanò, come proprietario di immobili anche in via Marina, a mettere a disposizione del comune a costo zero, cioè a costo zero, i miei appartamenti per far sì
che si possono affittare a gratis in periodi che magari che non siano agosto, perché comunque agosto ci può servire anche per recuperare le tasse che noi dobbiamo pagare. Però siccome noi viviamo a Boa Marina e vivere a Boa Marina comunque per il discorso dello iodio, che comunque sia respirare iodio, mangiare alimenti con iodio fa bene, noi potremmo sfruttare questo discorso per dire: facciamo un battaggio pubblicitario, informiamo in tutta Italia, con tutti i mass media, che a Boa Marina la salute non ha prezzo, gli diamo gli appartamenti a costo zero, comunque queste persone possono venire, usufruire, spendere dei soldi, e nel frattempo cerchiamo di fare una pubblicità. A noi non ci entrerebbe nulla, però magari si potrebbero anche trovare bene, questo potrebbe andare molto bene per le famiglie con bambini o con anziani, con i bambini, perché comunque respirare l'aria di mare fa molto molto bene, soprattutto per chi soffre di patologie respiratorie. Secondo me questo può essere un discorso che a costo zero ci può aiutare a iniziare a far girare il nome di Boa in Italia. Io dico soltanto pensiamoci, ma se ce l'abbiamo pensato lo dobbiamo fare adesso, perché bisogna strutturare un discorso serio anche dal punto di vista medico e poi pubblicizzarlo in modo adeguato. Chiuso. Grazie. Ci sono anche interventi? Quello del pubblico, ormai siamo... In conclusione vorrei dire io, ma le due cose proprio al volo. Allora, no, una replica, una precisazione rispetto a quello che diceva il consigliere Marino, dove dice stiamo anticipando dei progetti. No, qui veramente stiamo parlando di tutt'altro. Ovviamente dobbiamo fare riferimento ai fatti, e quindi le vicende sono note, e poi ci sono dei protagonisti in senso positivo o negativo, come in ogni vicenda. Noi qui dobbiamo discutere del rapporto che il comune di Boa Marina deve avere con l'AISM, quindi non c'entra niente col procedimento penale di giorno 13 dove sono imputati il direttore dei lavori, i RUP che si sono succeduti, e il legale rappresentante della ditta, il collaboratore. Noi qui stiamo vedendo cosa dobbiamo fare con l'ASM. È chiaro che questa vicenda è strettamente legata a quella penale, quindi noi non stiamo anticipando nessun processo, e ci tenevo a fare quindi questa precisazione. Conclusivamente, la proposta è sempre quella che ora io rileggerò nuovamente, ma come ho detto, dopo 20 anni non si è fatta, ma tenendo conto anche dell'atteggiamento di AISM, che si è rifiutata di venire a Boa Marina a tenere un incontro come se qui fossimo tutti delinquenti, si è rifiutata, e non solo con l'amministrazione comunale, si è rifiutata con la commissaria, e sono stati ricevuti in prefettura. Secondo me, certo, la commissaria, essendo funzionaria della prefettura, ma avrebbe dovuto esigere, perché qual è il motivo che non devono venire a Boa Marina? Anzi, sono stati sempre accolti con i guanti gialli, e questo è stato uno dei grandi errori. Ha intentato, instaurato una causa innanzi al TAR, convenendo in giudizio il comune, per dire cosa? Perché chi promuove la causa è chiaro che chiede qualcosa a suo favore. Cioè, per dire: guardate, fate un accertamento tecnico per stabilire che la colpa non è nostra, ma è del comune di Boa Marina, citato anche la comunità montana. Ovviamente, siccome poi alla fine, quando una cosa è cioè il bianco poi non si può dire che è nero, sfortunatamente per l'AISM la consulenza va contro le richieste avanzate dalla stessa, quindi è stato un giudizio contro il comune. Se poi AISM, poi ovviamente no, qui stasera non è che decidiamo di fare cosa. Noi, la proposta è quella di dare un atto di indirizzo alla giunta e agli organi competenti, quindi anche il consiglio, perché è chiaro che se decideremo
di rompere, diciamo, i rapporti con AISI, la prima cosa che va fatta va revocata la convenzione. Siccome la convenzione è stata fatta con atto di consiglio, soltanto il consiglio può revocarla, quindi già in quell'atto è previsto. È molto ampio, molto generico, proprio perché ci consente di muoverci ad ampio raggio. Certo, c'è forse una, come dire, noi ci teniamo ai malati, più di qualcuno che forse per la propria attività dovrebbe tenerci. Si augurava la chiusura dei centri di dialisi, voglio dire, quando un consigliere di minoranza faceva dialisi, ma noi ovviamente... Allora consigliere di minoranza, sì, voglio dire, quindi noi abbiamo un'altra sensibilità, per fortuna. Dicevo, quindi, però in 20 anni chi ci ha pensato a queste malate di AISMI? L'AISMI non ci ha pensato, ora non voglio fare polemiche perché nessuno di noi, anzi ognuno di noi ci ha creduto. L'AISMI, voglio dire, l'AISMI ci ha pensato dopo 20 anni. Ci ha detto l'avvocato, ma l'avvocato riportandosi a dati tecnici. Tutta una parte la dobbiamo demolire completamente, perché lì non si può fare. È chiaro che poi gli ospedali hanno quella categoria, ma chi è il pazzo, perché si tratta di essere irresponsabili, di fare un qualcosa in una struttura, già che non si può fare, perché non essendo collaudabile, non si può fare. Quindi va semplicemente demolita. Ma chi si assume la responsabilità di mandare lì? Non lo so, niente, se non è collaudabile non possiamo fare niente, niente, perché non è collaudabile, quindi andrebbe completamente demolita. C'è effetto una possibilità che AISME, non a parole, versi su un conto corrente dedicato intestato al comune, no? Un conto corrente 4, 5 milioni, 6 milioni che ce li ha, che ce li ha, li gestirà il comune e faremo quello che si deve fare. Allora se anche domani viene con un assegno circolare, e allora possiamo, come dire, ridiscutere tutto. Ma dopo 20 anni un'opera non collaudabile, cosa stiamo a fare? Cosa ci stiamo a fare? Cioè, stiamo perdendo solo ulteriore tempo, perderemo. Ovviamente, siccome ho detto all'inizio, non possiamo neanche fare questa bambola, perché AISME non è l'ultima arrivata, non è una cooperativa, no, non voglio offendere la cooperativa, che sono un'associazione culturale, così, voglio dire, o un'associazione fatta per fare un piccolo convegno, è una grossa associazione, è una grossa associazione, ha degli ottimi avvocati, noi pensiamo di averne pure uno, di averne pure uno altrettanto valido, quindi noi valuteremo, perché al danno, affinché al danno non si aggiunga la beffa. Abbiamo convocato il consiglio perché è un tema, a parte la richiesta, diciamo, esplicita, ma perché abbiamo su questo, consigliere Scordo, non condivido il tuo intervento, perché comunque se si dà la possibilità, anche se non era inizialmente aperto, il consiglio dà la possibilità su un tema così importante di far intervenire, penso che questo, sì, e due errori non fanno una cosa giusta, voglio dire, se prima c'è stato un errore, quindi penso che questo vada quantomeno detto, che in consiglio comunale siamo, e non solo in consiglio comunale, questa è un'amministrazione molto aperta al dibattito e al confronto. Quindi si tratta di la proposta, se volete la rileggo, affinché appunto abbiamo la possibilità di dietro un atto di indirizzo dell'amministrazione comunale di avviare tutta una serie di verifiche, soprattutto dal punto di vista oltre che fattuale legale, e fare una valutazione se conviene, diciamo, restare così oppure avviare le dovute azioni presso le sedi competenti. Quindi io propongo al consiglio di votare la proposta che avevo illustrato nel mio primo intervento. Passiamo alla votazione. Presidente, per dichiarazione di voto. Io
sembra strano, ma ringrazio il presidente che ha fatto parlare per mezz'ora l'assessore Rolando, che ha per la sua competenza, la sua esperienza di sindaco dell'epoca illustrato al Consiglio Comunale dei Cittadini dei fatti salienti. Lo ringrazio pure che ha fatto parlare l'ex sindaco Zanettieri per un quarto d'ora, perché anche lui da sindaco ha gestito questa fase e quindi ci ha reso ai cittadini, al Consiglio Comunale, delle conoscenze che non avevamo. Per cui io chiedo di parlare per 15 minuti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento comunale sulla protezione del bosco. Parlo per 15 minuti ai sensi del regolamento, dell'articolo 19 del regolamento. Io non volevo fare vedere fotografie e filmini perché avevo finito. Filmati. Volevo soltanto ringrazio anche l'intervento efficace, puntuale e preciso dell'avvocato Calmico, con cui ci eravamo già incontrati in precedenza e scambiato le nostre idee, oltre alle documentazioni. Volevo solamente dimostrare quello che ha detto l'avvocato Calmico, l'ex sindaco Radale, l'ex sindaco Zavestieri, ai consiglieri comunali che si apprestano a dare un indirizzo al sindaco, alla giunta, ma che esprimeranno una volontà di recedere da questa convenzione, da questo contratto con l'AIFA, perché alla fine, pur che abbiamo mille ragioni su mille, è sempre un fatto delicato, è sempre un fatto importante, un fatto di responsabilità che i consiglieri comunali, nel momento in cui votano, devono essere coscienti di quello che fanno, perché non è una caramella che noi gli togliamo a qualcuno, è un fatto molto importante. Poi ci sono soldi, sono girati gli altri e quindi dobbiamo stare attenti. Questo era l'intento del mio intervento, caro Presidente del Consiglio Comunale, che non ho capito questa insofferenza che ogni volta che parlo io c'è da parte tua. E allora, questo è quanto. Ora, nella bozza di proposta che il sindaco ci ha letto, che va bene, va integrata, io penso che dobbiamo dire al Consiglio Comunale, ma anche ai cittadini presenti, che abbiamo fatto bene a farli parlare pure, anzi pensavo che venissero di più, che parlassero pure di più su questo argomento, perché su questi argomenti non ci sono limitazioni. Non è un Consiglio Comunale con 20 punti all'ordine del giorno, per cui o ti attieni al regolamento orario oppure non sai quello che succede. Ma c'è un argomento molto importante, di grande responsabilità, sul quale noi cittadini abbiamo rotto un muro di omertà denunciando alla magistratura questo stato di cose che qualcuno giustamente chiama truffa, e aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso. Però noi dobbiamo anche motivare, sindaco, questo atto di indirizzo, e questo era il tema, il senso del mio intervento che volevo fare e che sto facendo sinteticamente senza l'aiuto del video. Non a me non interessa il video, poteva interessare i consiglieri comunali e i cittadini, ma non erano, le fotografie erano finite, erano gli atti che l'avvocato brillantemente, mi fa piacere, almeno non è andato disperso quello che io pensavo, ha illustrato ovviamente sinteticamente per il tipo di intervento che faceva. Quando lui parlava delle cose non fatte, allora io volevo fare vedere ai consiglieri comunali e ai cittadini il rapporto, la relazione del tecnico, del perito, del tribunale, e la pagina in cui diceva queste cose e quante cose ha detto, tutte le cose che sinteticamente, le cose più importanti ha detto l'avvocato. Ma volevo anche dire ai cittadini e ai consiglieri comunali che l'AISM, nel quadro economico di spese per una conferenza di servizi, cioè dire per prendere l'aereo da Genova a Reggio Calabria e il taxi fino a Bova Marina per lottare in albergo due persone, si sono presi 9.000 euro di quelle 600.000 euro che parlava l'avvocato, che si sono trattenuti. Allora, queste cose noi le abbiamo vissute con il sindaco Brubi, che in questo momento fa parte del comitato, ma con tanti altri, con Lillo Rodà, con Palmiro e tanti altri presenti, anche l'avvocato del dottore Chimano,
fa parte di quel comitato. E quindi noi però dobbiamo motivare sindaco perché diamo questo indirizzo. E noi lo dobbiamo mettere integrale in questa delibera, certamente. Concorderemo anche come testo coordinato formalmente anche dopo il Consiglio Comunale, però chiarita la questione essenziale che sono quelle delle motivazioni. Il sindaco ha accennato, ma io lo volevo fare leggere la risposta arrogante dell'AISM che ha dato al sindaco. Il sindaco di Bova Marina convoca i dirigenti dell'AISM e non vengono, e non solo non vengono, non rispondono. Queste sono cose gravissime. È grave l'arroganza con cui hanno trattato questo paese. Quando il sindaco diceva proprio che la dottoressa Crea, commissaria di Mettizia nel 2012, li ha convocati, si sono rifiutati di venire a Bova Marina, hanno preteso la riunione, la dottoressa ha sbagliato, a Reggio Calabria in prefettura, come se qui a Bova Marina fossimo stati pronti con i portoni a metterli al muro. Queste sono le offese che ha ricevuto questo paese. Certo, il sindaco Rodà parla anche di responsabilità. Ora, io raccolgo anche l'invito a non fare polemiche. Qui io non faccio, non addosso responsabilità a nessuno. Però se permette, caro amico Lillo Rodà, io le mie responsabilità le voglio dire, quali sono e quali non sono. E le mie responsabilità non sono perché il centro AISM non è entrato in funzione, perché mi avete impedito di farlo funzionare questo centro e AISM, perché così io non voglio fare lo sto scusando né te né Clube né Zarattini né nessuno. Io però sono stato impedito di farlo funzionare perché io non avrei mai concesso alla comunità montana di attuare un mostro come giustamente l'ha chiamato Pirlo Rodà, che poi è stato fatto. È gestito male e illegalmente, come ci ha fatto capire anche l'avvocato. È una cosa che giustamente ci tocca nell'intimo, perché è una cosa che abbiamo sofferto, perché non è stato neanche facile fare l'esposto alla magistratura il 27 aprile 2011 ed essere accusati poi che per noi si è chiuso il centro AISM e qualcuno non ha potuto curare un parente. Ma guarda caso, queste sono cose gravissime che ci hanno ferito nell'animo, però l'abbiamo fatto perché era giusto farlo, era giusto per i cittadini, era giusto per la giustizia, per la morale, per la politica, per tutto. Senza parlare delle scuse puerili di questa associazione, quando dice che non ha potuto riprendere lavoro perché non aveva le IPA, ma perché la responsabilità di questo disastro che avete visto nelle fotografie, perché non l'avesse mai saputo, non è attribuibile all'AISM. Quando gliel'abbiamo consegnata avevano l'obbligo della manutenzione, non hanno fatto niente, avevano... Non hanno mai rendicontato 3 miliardi 106 milioni che i generosi cittadini italiani hanno versato nelle casse di 30 ore per la vita. E noi questo avvocato, negli atti a sindaco, che seguiranno questo consiglio comunale per quelle che sono le nostre aspettative, i nostri obiettivi, dovremmo chiarirlo, a parte la rendicontazione sulle spese di questo specie di manufatto che giustamente andrà demolito. Ma noi andiamo a questa, vediamo questo indirizzo per recedere da questo contratto, intanto perché grazie anche alla convenzione che il Consiglio Comunale del 1994 ha approvato, e qui l'ho detto prima, ci sono presenti l'Ilorata, Pansera e la dottoressa Scordo, avete scritto l'articolo 8 che il Comune avrà la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora l'AI non renda operativo il centro degli immobili di cui all'articolo 4 entro 5 anni. Vabbè, sui 5 anni si discute se valevano da allora o da quando gliel'abbiamo consegnato. La verità è che è stato messo nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale, e qui vedo anche persone che allora erano consiglieri comunali, è stata messa questa clausola di salvaguardia che per fortuna oggi ci consente formalmente, legalmente, avvocato anche di battere i pugni su questo
argomento, ma al di là delle motivazioni di legittimità, ma c'è proprio le motivazioni politiche, la mancanza di fiducia. Ma voi pensate che l'AISM fa ricorso al TAR contro il comune, in cui si ritiene parte offesa dal comune di Bova Marina e dalla comunità montana? Cioè, ma vi rendete conto dopo quello che abbiamo fatto per l'AISM, che noi dobbiamo sopportare queste mortificazioni? Non è possibile. Questi sono i dati essenziali, oltre a quelli legali che ci ha prospettato l'avvocato Calvo, il sindaco Clubi, eccetera. Queste sono cose gravissime, e anche la convenzione, cioè loro hanno mancato anche a un adempimento. L'articolo 14 della convenzione dice che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione sarà inderogabilmente devoluta alla cognizione esclusiva di un collegio arbitrale, non alla magistratura. Tu dovevi venire qua, dirigente dell'AISM, a discutere con noi, ma siccome hanno torto marcio, non vengono a discutere. E noi su questo andremo avanti, noi vogliamo chiarezza quando ci saranno, certamente con la magistratura, quando ci saranno celebrati i processi. Già il comune si è costituito in giudizio, ma ci costituiremo parte civile per chiedere ai danni non solo la rendicontazione dei soldi che i cittadini hanno versato, ma anche dei danni che ha provocato a questo paese, a questo comune, sia economici che morali. Quindi queste sono le motivazioni politiche e anche, oserei dire, morali, per cui noi diamo questo indirizzo questa sera per arrivare a recedere da questa condizione, da questo contratto con l'AISM. Questo volevo dire in una forma diversa. Mi sono trattenuto prima dei 15 minuti, chiedo scusa e vi ringrazio per avermi ascoltato. Ovviamente la dichiarazione del voto è a favore. Facciamo i voti. Chi è favorevole?